Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con A Tutta Bici Extra, la nostra puntata numero 143, che non può non iniziare con il ciclocross, con i mondiali di ciclocross che sia a livello maschile che femminile, sia Elite che Under 23 hanno davvero offerto a tutti gli appassionati un grandissimo spettacolo, vuoi per il percorso, vuoi anche per i grandi protagonisti di questa manifestazione che certamente non si sono risparmiati. Una delle gare, forse la gara più attesa in assoluto per lo scontro tra due titani, era quella maschile, che era chiaramente quella Elite, Mathieu van der Poel, Wout van Aert e poi Toen Aerts con Thomas Pidcock subito dietro. Questi primi tre, anzi i primi quattro di una bellissima gara di cui andiamo a vedere una sintesi in qualche minuto, le immagini più belle.
non hanno scherzato per chi ha voluto e potuto vederla in diretta, e comunque per poter vedere tutta la manifestazione, sicuramente un grande piacere nell'osservare campioni di questo livello su un percorso tutto sommato così affascinante. Ed ora delle immagini completamente opposte, andiamo invece a qualche cosa che fortunatamente non accade tutti i giorni e che a volte non ci vede protagonisti nel bene e nel male. Alcune di quelle situazioni che stiamo andando a vedere ovviamente sono sfortunate, altre invece sono una pessima scelta del ciclista che le mette in atto. Regolatevi voi, naturalmente andando a godere di questo piccolo medley, di questo piccolo insieme di clip, naturalmente tutte molto curiose, alcune sono da imitare, altre assolutamente no. Tranquilo, que está todo re bien, ¿ah? Yo te voy a sacar la de atrás, pero necesito que haga un paso más. Me separé de ahí del arbusto. Uno, ahí está, vamos, vamos, vamos. Voy a sacarla del medio, si puede. Abrí la pierna. So I'm walking along and this poor gentleman has had himself a day. Mais carrément, il prend la le vent, enfin le contrevent. Ouais, mais le contrevent, il est dangereux quoi. Il y a le mec. Est-ce que les vélos? Eh, mais il a 70. Ah non, il a plus en parole les vélos. Normalement, il a rien à foutre ici en plus avec son vélo. Si le mec il freine, il va se manger leur cible. Pouffe la smide. Le mec il le voit pas. Hein. Je vais envoyer ça sur la boulette de rouge. Mais normalement il n'a rien à foutre ici. Quoi. Mais non, il n'a rien à foutre ici, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut doubler, c'est bon, tu vois. Peut-être lui dire au chauffeur, t'as un truc derrière, faire un signe. Comment tu lui expliques qu'il a un vélo derrière? Ouais. Tu lui montres que t'as un. Allez, allez! Come on,
Ed ora torniamo indietro di un anno, torniamo indietro al Giro del Delfinato 2020 perché c'è una piccola avventura che merita di essere raccontata anche da noi di A Tutta Bici Extra, quella di un giovanissimo tifoso della Jumbo-Visma, in particolar modo di Tony Martin, che si trova sul percorso. Poi ad un certo punto le condizioni meteo diventano insostenibili anche per i ciclisti e proprio Tony Martin va a ripararsi di fianco al giovane tifoso che nel finale del video, vedrete, diventa anche protagonista del ritiro della squadra, della sua squadra del cuore. Nella giornata tragica, tra virgolette, dal punto di vista meteorologico, un bellissimo ricordo per questo giovane tifoso. E a proposito di meteo, inclemente in questa occasione, ma comunque destinato a durare quei pochi minuti sufficienti per mettere in crisi una gara, ma un meteo, per quanto terribile, comunque passeggero. Abbiamo parlato qualche puntata fa
vi ricordo che tutte le precedenti le potete rivedere su YouTube, di Lorenzo Barone, che se n'è andato in Siberia a compiere una vera e propria avventura, e questa avventura ha avuto un rilievo mediatico perché poi in Siberia, oltre alle sue incredibili pedalate in solitaria, ha pure trovato l'amore. Ma detto questo, torniamo con Lorenzo Barone, un nuovo video in cui spiega come ha attrezzato la sua bici, tutt'altro che ultimo modello, per questa incredibile avventura, per portarla a resistere e a pedalare appunto da temperature che oscillavano tra i meno 40 ed i meno 60 gradi centigradi. Questi sono i guantoni che uso per non congelare le mani a meno 50 gradi. Sono dei guantoni in pelliccia, era un mio amico che aveva questa pelliccia a casa e non la utilizzava. Come potete vedere qui all'interno l'ho rivestita di pile. Ho i comandi, cioè il cambio, i freni e tutto quanto. Sono fissati con questa rondella di acciaio che sta sia all'interno che all'esterno, e questi bulloncini. E poi ho fatto una modifica all'estremità del manubrio, ci ho piantato un tubo di alluminio in modo che il guantone non esca. Qui ho il mio termometro. Utilizzo il deragliatore XT a 10 velocità, tutta la componentistica è più o meno normale. Ho fatto delle modifiche ai pedali per riuscire a pedalare con gli scarponi pesanti. Per non scivolare sul ghiaccio ho questi copertoni Ice Spiker Pro della Schwalbe. Il portapacchi posteriore è un Tubus. Anche a questo portapacchi ho dovuto fare le modifiche per i ganci delle borse. Questa sella Brooks, che è molto robusta e mi ci trovo molto bene. Utilizzo dei semplici freni V-Brake. Il mozzo anteriore che uso è un SLX. In tutte le componenti rotanti della bicicletta ho utilizzato il grasso AeroShell 7. Quando ero sul Pamir nel 2018, a soli meno 27 gradi, i pedali già avevano smesso di girare. Quindi prima di partire per questo viaggio ho dovuto smontare tutte le componenti rotanti e metterci questo grasso aeronautico che mi permette di utilizzare la bicicletta a queste temperature. Il portapacchi anteriore della Surly in acciaio. Ho fatto questa modifica per attaccare le borse con i ganci in acciaio. Gli attacchi delle borse li ho dovuti modificare. Ho messo questa barra d'alluminio con i ganci d'acciaio e vengono semplicemente fissate così e poi vengono chiusi i due gancetti. Ho dovuto modificare anche i ganci delle borse posteriori. Ho messo due barre di acciaio, una all'interno e una all'esterno, bloccate con i bulloni, e poi sempre con una barra di acciaio ho fatto le clip. Il problema che ancora non ho risolto sono tutte le forature che avvengono a causa del freddo. Sotto i meno 40 gradi ogni 100-200 km, e quando si viaggia sotto i meno 50 invece cedono in continuazione. Terre limpide, terre molto fredde, un freddo però purissimo. E com'è invece pedalare nelle nostre città? Pedalare conviene? Oppure l'aria è talmente tanto troppo inquinata, e purtroppo sappiamo che lo è, e come abbiamo tanti record negativi a livello europeo, soprattutto in certe zone d'Italia, dicevo, talmente tanto inquinata che non conviene pedalare all'aperto? Bene, c'è uno studio su questo che ci dà la risposta. Conviene o non conviene pedalare in città? La risposta noi la affidiamo a Loreto Valente di Bring Your Bike. Diamo spesso visibilità ai suoi video perché quello che sta facendo Loreto Valente è certamente un grande lavoro, con un unico hashtag: usa la bici. Non so se vi è mai capitato, ma spesso quando si cerca di incentivare l'utilizzo della bicicletta in città viene sollevato un problema, quello secondo il quale pedalare in bicicletta in città sarebbe molto più pericoloso per l'inquinamento in più che si respira. E questo è un argomento molto serio, ma chi si sposta in bici sa già. E basta anche fare una piccola ricerca su internet c'è un mare di letteratura che dimostra che muoversi in bicicletta in città non è più pericoloso per l'inquinamento che farlo con un altro mezzo di trasporto. Fatto, video finito, boom.
è uscito uno studio molto simpatico. Eccolo qua. Attenzione, la macchina percorre la ciclabile, sale sul marciapiede. Grazie. Grazie, molto gentile. E in realtà faccio questo video perché è uscito un articolo molto simpatico dei ricercatori dell'Università di Cambridge, utilizzando i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questo caso dati relativi ai PM2.5 presenti nelle grandi città del mondo, sono riusciti a calcolare quanto bisogna pedalare per ogni città, grande città del mondo, per vanificare i benefici dell'attività fisica e subire solamente le conseguenze invece dell'inquinamento. La puzza c'è, perché diciamo la verità, è vero che chi pedala in bicicletta respira più inquinamento che di chi si trova all'interno di un'automobile, ma fortunatamente è altrettanto vero che i benefici dell'attività fisica muovendosi in bici azzerano quelli dell'inquinamento, anzi addirittura li superano. Fino ad un certo punto però, ci dicono gli universitari di Cambridge. Andiamo a vedere quanto. Allora, i ricercatori dell'Università di Cambridge ci dicono che per far sì che i benefici della pedalata siano inferiori ai malefici dell'inquinamento, in una città ad esempio come Milano, molto sfortunata per la posizione geografica che ha e per l'inquinamento che possiede, bastano 3 ore e 45 minuti per azzerare tutti i benefici. Oltre le 3 ore e 45 minuti, insomma, ci si comincia a rimettere. Mentre in una città come Roma, udite udite, per annullare i benefici della pedalata bisogna pedalare per ben 8 ore. Oggi provo a farmi 8 ore di bici. Al parametro zero. Come potete sentire, tutte le macchine ferme al semaforo qui hanno il motore acceso, addirittura anche alcune di ultima generazione che sicuramente possiedono il dispositivo di autospegnimento quando si raggiunge la velocità zero sono accese. È un'abitudine questa difficile a morire, per esempio, perché attenzione, ribadiamo il concetto, non è che chi sta in automobile non respira inquinamento. Anche i dispositivi più moderni delle automobili, più prestanti e costose, comunque non azzerano l'inquinamento all'interno dell'abitacolo. Anzi, perché poi pensate un po', leggendo quella, siamo venuti anche a conoscenza che il modo migliore per guidare un'automobile, occupare l'abitacolo respirando la minor parte possibile di veleni, è chiudersi all'interno dell'automobile, attivare il ricircolo dell'aria e il condizionatore. Cioè, poche parole, inquinare ancora di più. Ora, dell'inquinamento non so quanto possa interessare all'opinione pubblica, ma che non mi si venga a dire che andare in bicicletta in città fa male alla salute. Con i motori accesi. E allora, siamo alla quinta ora di pedalata per Roma. E bene o male, abbiamo ancora 3 ore prima di cominciarci ad intossicare per davvero. Conviene, abbiamo avuto la risposta, conviene, avete visto, ci sono tutti i dettagli anche dei tempi riferiti a città, diciamo, importanti dal punto di vista dell'inquinamento e del traffico automobilistico come Milano e come Roma. Conviene, ci sentiamo sollevati, allora utilizziamo la bici, facciamolo diventare un vero e proprio mezzo quotidiano per tutti i nostri spostamenti. Ed era l'ultimo servizio per questa nostra puntata numero 143 di A Tutta Bici Extra. Grazie per averci seguito, l'appuntamento e alla prossima settimana.